un nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maxi sciarpa con tasche e cappuccio che io ho deciso di chiamare maxi sciarpa dark pink. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool linea margarita, che è questo gomitolone da 150 grammi che misura 270 metri, e il colore che ho scelto io è questo sfumato del viola e del verde e anche un po' del nero, anche se più un grigio scuro che un nero, però diciamo che questi sono i colori base. Per poter realizzare questa maxi sciarpa io ho utilizzato due gomitoli lavorandoli con un 100 il numero 6. Mi raccomando, se volete fare la vostra sciarpa più larga dovete acquistare tre gomitoli, perché altrimenti con due soli gomitoli non riuscireste a fare anche poi le tasche e il cappello utilizzando solo due gomitoli. Quindi mi raccomando, se volete farla più larga comunque acquistate tre gomitoli. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Ve ne voglio mostrare due che trovo perfetti per l'inverno, e sono il classico grigio sfumato con il nero, e invece questo è anche molto particolare perché è sfumato rosso, bordeaux e beige, sia beige chiaro che beige scuro, quindi veramente un colore molto particolare, adattissimo per l'inverno. Adesso passiamo invece a come ho realizzato questa maxi sciarpa con, non so perché mi viene maxi stola, maxi sciarpa con tasche. Innanzitutto sono andata a creare appunto la sciarpa, che è lunga circa 153 cm, e sono andata a ripetere 4 giri per avere il punto rilievo. Non so se riuscite a vederlo, ma oltre ad avere queste sfumature dovute proprio al filato, la sciarpa ha anche queste piccole venature dovute proprio al punto che ho utilizzato. E quindi sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Nel video tutorial naturalmente vi dico anche cosa dovete fare se la volete più larga. Una volta fatta la maxi sciarpa si vanno a fare le tasche. Per fare le tasche ho utilizzato lo stesso motivo, ma poi ho cambiato gli ultimi 2 giri in modo tale da creare un bordino un po' elasticizzato che mi permetta di mettere le mani in tasca, ma senza che queste poi mi stringano troppo sul polso. Finite e ricucite anche le tasche, sono andata a creare il cappello, questo che vedete qui. Io ho deciso di fare un cappello molto stretto che mi va proprio aderentissimo, perché voglio evitare che alla prima folata di vento il cappello venga giù. Per questo ho preferito farlo stretto. Per fare ciò sono andata a fare in questa maniera. Mi sono provata la maxi sciarpa e ho messo i marcatori alla base del collo. L'ho tolta e sono andata a misurare da ogni marcatore fino a giù, per avere in modo tale per avere lo stesso centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte. Una volta fatto ciò, ho lavorato quindi dal marcatore a questo per quanto riguarda il cappello, e sono andata a fare tutti i giri di maglia alta per circa 27 cm, e poi sono andata a cucire in modo tale appunto da creare la forma del cappello. Il risultato mi soddisfa tantissimo perché è molto calda, è leggera, è perfetta per poter essere indossata sopra dei cappotti o sopra dei giubbini che non abbiano il cappello, quindi possiamo sfruttare questo, e possiamo anche sfruttarlo in quelle cappotti o in quelle giacche che hanno quelle che io definisco le finte tasche, perché in realtà sembra che ci sono ma non ci sono, e quindi possiamo usufruire delle tasche del nostro maxi sciarpa. Detto ciò, spero che anche questa creazione molto semplice vi piaccia e che desiate realizzarla. Se è così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure come sempre potete anche taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maxi sciarpone io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool di linea margherita. Il colore che ho scelto è questo bellissimo colore sfumato, molto scuro, che però è al tempo stesso anche molto brillante, cioè mi piace proprio come colorazione. E ha questo colore che va con un viola, un porpora, ha questo colore molto scuro che sembra quasi nero. Detto ciò, lavorerò con uncinetto il numero 6 e ho montato 23 catenelle. Mi raccomando, se volete che il maxi sola sia più larga, la mia versione slim, quindi voi potete farla anche più larga, dovete tenere presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4, a cui poi dovete aggiungere 3 catenelle finali in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine, quindi nel mio caso 23 catenelle. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro giro base.
Come giro base è il giro che non si ripete, andremo a fare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta, salto la prima delle mie 23 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Continuo tutto il giro base andando a fare una maglia alta in ogni catenella in questa maniera. Continuerò a lavorare così, quindi per tutto il giro base. Alla fine mi ritroverò, nel mio caso, 23 maglie alte. Se voi avete aggiunto le catenelle, ritroverete il numero di maglie alte uguale alle catenelle iniziali. Una volta finito il giro base, vi farò vedere come continuare. Ho terminato il mio giro base, giro lavorazione e vado a fare il mio primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, scusate, mi tiro un po' il filo, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. Vado nella quarta e vado a fare una maglia alta in rilievo sul davanti, quindi entro, prendo il filo, entro tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta maglia alta, prendo il filo ed esco e vado a fare una maglia alta. In questa maniera. E ricomincio da capo, vado a fare 3 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, due, e 3. Adesso devo fare la maglia alta in rilievo, quindi prendo il filo, entro tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta, prendo il filo e vado a fare una maglia alta in rilievo. Di nuovo 3 maglie alte, una, vado sulla successiva 2, successiva 3 e di nuovo maglia alta in rilievo, quindi prendo il filo, entro tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. 3 maglie alte, una, vado nella maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3, maglia alta in rilievo, entro tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta, prendo il filo e vado a fare una maglia alta. Ancora un'ultima volta, 3 maglie alte, una, due e 3. Entro tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. Questo è quello che devo fare per tutto il primo giro. Termino il primo giro andando a fare una maglia alta sopra le ultime 3 maglie alte, quindi una, successiva 2, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. Prendo il filo, adesso la maglia alta in rilievo, però dobbiamo farla sul dietro, quindi non entro dal davanti, ma entro dietro. Vedete, questo è il davanti, invece entro dietro ed entro sempre tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta maglia alta. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro. Di nuovo 3 maglie alte normali, una in ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3 e di nuovo devo andare a fare la maglia alta in rilievo però sul dietro, quindi prendo il filo da dietro, entro tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta, prendo il filo e vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro. Ancora 3 maglie alte, una, successiva 2, successiva 3, maglia alta in rilievo sul dietro, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta in rilievo dietro. Ancora 3 maglie alte, una, due e 3. E di nuovo, scusatemi, entro tra la terza e la quarta maglia alta da dietro, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. Ancora 3 maglie alte, una, due
2 e 3. Un'ultima volta prendo il filo, entro tra la terza e la quarta dietro, esco tra la quarta e la quinta sempre da dietro e faccio una maglia alta. Termino il secondo giro andando a fare le mie ultime 3 maglie alte, quindi una, 2, entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. E vado a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado tra la seconda, devo fare la maglia alta e rilievo, però questa volta tra la prima devo andare sopra la seconda maglia alta, quindi entro tra la prima e la seconda maglia alta, esco sul davanti tra la seconda e la terza, prendo il filo e vado a fare una maglia alta. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi prima maglia alta, una maglia alta dove ho la maglia alta e rilievo, però la vado a fare normale, terza maglia alta. E di nuovo andiamo a fare la maglia alta e rilievo, quindi entro questa volta tra sempre la, diciamola sempre la quarta, la terza e la quarta, perché ho fatto le mie 3 maglie alte, quindi tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 e di nuovo maglia alta e rilievo sul davanti, quindi entro tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Ancora 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, 2 e 3. E di nuovo prendo il filo, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta. E ancora 3 maglie alte, una, 2 e 3. Prendo il filo, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e faccio una maglia alta. E ancora 3 maglie alte, una, 2 e 3. Prendo il filo, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta, che sarebbe l'ultima maglia alta, e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Termino la lavorazione andando a fare una maglia alta nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il mio quarto e ultimo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Ora le maglie alte vanno fatte in rilievo però sul dietro, quindi entro tra la prima e la seconda, esco tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. Ancora 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3, maglia alta rilievo sul dietro, quindi entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e di nuovo 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3. Entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. E di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3. Entro tra la terza e la quarta sul dietro, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. E di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3. E di nuovo vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro, entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta.
Sto terminando il mio ultimo giro, ossia il quarto giro, e di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendo il filo, entro da dietro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro. Termino andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, entrando nella terza catenella. Ho terminato così anche il quarto e ultimo giro e questa è la lavorazione che viene fuori. Non si vede benissimo, però abbiamo queste maglie alte in rilievo qui e qui. Forse così si vede meglio. Ecco, vedete, abbiamo delle maglie alte. Dalla telecamera non si vede bene, ma vi posso assicurare che come punto è veramente sfizioso. E adesso si ricomincia dal primo, quindi vi faccio rivedere come fare il primo. E andiamo sempre a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, un'altra maglia alta, vado in maglia alta successiva, un'altra maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte, e poi entro tra la terza e la quarta maglia alta, esco tra la quarta e la quinta sul davanti e vado a fare una maglia in rilievo sul davanti. E di nuovo poi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e si entra di nuovo facendo la maglia alta e rilievo sul davanti. Quindi questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Io vi dirò quante volte ho ripetuto, cioè quanto mi è venuto a lunga lo sciarpone, non quante volte ho ripetuto il motivo, ma quanto mi è venuto a lunga lo sciarpone, e poi andremo a realizzare anche le tasche. Allora, io ho terminato la mia sciarpa, l'ho fatta lunga 153 centimetri e per terminarla ho rifatto il giro base. Vi ricordate che per noi per iniziare abbiamo fatto un giro di maglia alta che è il nostro giro base, quindi quando sono arrivata a 153 centimetri ho fatto un giro base per chiudere la mia lavorazione. A questo punto sono andata a realizzare la mia prima tasca, ho montato sempre lo stesso numero di catenelle, perché vedete sarà cucita per tutta la lunghezza, e ho lavorato allo stesso punto, però ho fatto anche un bordino. Per lavorare allo stesso punto ho fatto sempre il giro base, ho ripetuto i 4 giri per 2 volte, quindi il motivo l'ho ripetuto per 2 volte, e poi sono andata a fare i primi due giri del mio quarto motivo, ma del mio terzo motivo, scusatemi, ma gli ultimi 2 giri li ho modificati per creare appunto questo bordino un po' elasticizzato. E ora vi faccio vedere bene come. Come potete vedere, qui ho la seconda tasca, ripeto, ho montato le mie 23 maglie alte, quindi le mie 23 catenelle, ho fatto le 23 maglie alte, sono andata a ripetere interamente 2 motivi, il terzo motivo ho ripetuto soltanto i primi 2 giri e adesso vado a fare gli ultimi 2 giri con un punto sempre di maglie alte e rilievo sul davanti e sul dietro per poter avere diciamo un bordino elasticizzato, e si va a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, entro tra la prima e la seconda maglia alta sul davanti, esco tra la seconda e la terza e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Prendo il filo, questa volta entro dal dietro tra la seconda e la terza maglia alta, esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro, e continuo così per tutto il giro alternando una maglia alta e rilievo sul davanti e una maglia alta e rilievo sul dietro. Quindi prendo il filo, vado sul davanti, entro tra la terza e la quarta maglia, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Ops, scusatemi. Prendo il filo, entro tra la quarta e la quinta sul dietro, esco tra la quinta e la sesta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. Ancora, prendo il filo, entro tra la quinta e la sesta, esco tra la sesta e la settima e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Prendo il filo, da dietro entro tra la sesta e la settima, esco tra la settima e l'ottava e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. Quindi alterno una maglia alta e rilievo sul davanti, una maglia alta e rilievo sul dietro,
E continuo così, quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come andare a fare poi il secondo e ultimo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto la maglia, l'ultima maglia alta in rilievo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta normale. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il secondo e ultimo giro e vado a lavorare le maglie così come si presentano. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte, scusatemi, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Ho una maglia alta in rilievo sul dietro e quindi vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro. Quindi entro da dietro tra la seconda e la terza maglia, esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro. Prendo il filo. Entro tra e vado sul davanti perché ho la maglia alta sul davanti e vado a fare un entro tra la seconda e la terza maglia, esco tra la terza e la quarta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Adesso ce l'ho sul dietro, quindi entro tra la terza e la quarta, esco tra la quarta e la quinta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul dietro. Ancora entro tra la quarta e la quinta sul davanti, esco sempre sul davanti tra la quinta e la sesta e vado a fare una maglia alta in rilievo sul davanti e continuo così. Quindi seguo la lavorazione. Dove ho le maglie alte in rilievo dietro, vado a fare la maglia alta in rilievo dietro. Dove ho la maglia alta sul davanti, il rilievo sul davanti, vado a fare la maglia alta in rilievo sul davanti. Continuo così per tutto il giro. Una volta terminato anche il giro, staccherò il filo, staccatelo bello lungo perché vedete questa è l'altra tasca che ho fatto e l'ho staccato bello lungo perché andremo a cucire la tasca lungo tutta la nostra sciarpa. Questa è la nostra sciarpa, questo è il bordo e noi l'andremo a cucire per tutto il bordo. Una volta cucito questo, vediamo se riesco a realizzare anche il cappello. In quel caso vi farò vedere come realizzarlo. Allora, ho cucito le mie tasche ai bordi della mia maxi sciarpone, del mio maxi sciarpone e sono andata a creare il cappello che vi faccio vedere. Non l'ho ancora cucito, quando lo cucirò piegherò in questa maniera e andrò a cucire da qui dall'esterno verso l'interno, appunto per creare il mio cappello. Però vi voglio dire come sono andata a dividere la mia sciarpa. Allora, io ho lasciato liberi dalla tasca, dal fondo della tasca, quindi dal fondo della sciarpa fino a dove ho fatto la lavorazione 52 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato e sono quindi poi andata a creare all'interno dello spazio mettendo i marcatori, vedete qui c'era il marcatore, qui ce n'era un altro, sono andata a lavorare per circa 44 centimetri e ho lavorato semplicemente dei giri di andata e ritorno di maglie alte. Qui nella base sono andata a fare una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale e facevo ogni due maglie alte orizzontale una maglia alta nel foro che mi unisce le due maglie alte orizzontali. Quindi ripeto, sono andata a dividere in questa maniera per capire quanto mettere di spazio qui. Misurate il vostro sciarpone e prendete la misura alla base del vostro collo del davanti. Quindi una volta fatto ciò mettete dei marcatori e poi andate a misurare in modo tale da essere sicuri di aver messo da questa parte e da quest'altra parte lo stesso numero di centimetri che vanno dall'esterno verso l'interno e poi lavorate quindi la parte centrale. Io ho lavorato per circa, come vi ho detto, 44 centimetri e ho fatto dei semplici giri di maglie alte. E mi raccomando, quando andate a lavorare qui, se volete il cappello bello largo, allora vi consiglio di fare una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale e una maglia alta in ogni foro di unione delle due maglie alte orizzontali. Oppure fate come me, una maglia alta nella maglia alta orizzontale, un'altra maglia alta nella maglia alta orizzontale, una maglia alta nel foro di mi unisce le due maglie alte successive orizzontali e sono andata a lavorare per circa, ve lo dico subito, 26 centimetri. Potete farlo anche più alto, dipende un po' da voi, io non lo voglio altissimo e adesso quindi non mi rimane altro che cucire in questa maniera, quindi piego questo rettangolo che mi è venuto, lo piego e vado a cucire qui. Una volta fatto ciò, finalmente la nostra sciarpa con tasche e cappello sarà terminata.